Senza bavaglio, informazione libera, sempre. La trasmissione senza bavaglio non parla soltanto dei massimi sistemi, non parla soltanto di eh, vicende politiche con la P maiuscola, anzi dovremmo dire con la P minuscola, visto il livello bassissimo della politica che c'è a Taranto in particolare e in Italia in generale. Ma noi, proprio perché siamo senza bavaglio, vogliamo denunciare, vogliamo... Passatemi l'espressione sputtanare eh, quelle situazioni di, anche di degrado, eh, di mancanza assoluta di considerazione verso i diritti del cittadino. Motivo per il quale siamo a Taranto, a Paolo VI in via 25 aprile per eh, rappresentarvi una situazione che ha davvero dell'incredibile. Qui si tratta di case IACP, Istituto Autonomo Case Popolari e la situazione che denunciamo è relativa ad una cantinola, un sottoscala, uno scantinato, chiamatelo come volete, che è completamente praticamente invaso dalle acque. Eh, parliamo di, eh, di, 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 di fogne Parliamo di liquami che purtroppo fuoriescono. La situazione è stata ampiamente denunciata, sono state coinvolte le istituzioni, ci si è rivolti allo IACP, ci si è rivolti al, all'amministrazione comunale di Taranto, ci si è rivolti ai media, ma eh, è vero che la competenza è dell'OIACP in quanto le, ab le abitazioni il plesso appartiene allo IACP ma c'è comunque la eh, responsabilità da parte dell'amministrazione comunale la quale è preposta a ragioni, eh, a, a esigenze di carattere igienico-sanitario perché qui si sta parlando di priorità dal, dal punto di vista igienico-sanitario. Qui ci sono persone che pagano regolarmente le tasse, ci sono bambini che vivono in questa zona e hanno pari diritto, alla, alla, a, 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 devono godere degli stessi diritti dei quartieri cosiddetti ricchi, ammesso che ci siano, di Taranto. Oltretutto, vedete, sto parlando, ma si sente proprio un Odore nauseabondo no, mi sta anche stimolando, appunto, la tosse. Un, 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 un odore nauseabondo che promana appunto da questa cantinola. Ma al di là di questo, ci sono delle ragioni di ordine, eh, come dire, eh, statico proprio relativo appunto alla sicurezza del, eh, dell'immobile perché nel momento in cui noi ci troviamo dinanzi ad una cantinola che è invassa di acqua e che quindi chiaramente eh, tende a sprofondare, tende a marcire, lo diciamo così, in parole povere, giusto per capirci. Immaginate cosa succede alle fondamenta che vengono sempre più corrose, eh, diciamo così, dalle acque, e alla fine, non oggi, non domani, non tra un mese, non tra un anno, ma a lungo andare finirà che il, il palazzo. Crollerà. Se dovessi usare un'espressione tarantina molto pregnante, eh, tutt'altro che eh, corretta in italiano, potremmo dire che il palazzo scoffolerà, passatemi l'espressione colorita, ma finalizzata a far comprendere davvero il significato del rischio che si corre. Allora, eh, Vorrei dire all'amministrazione all comunale di Taranto, ai vari politici o politicanti di turno che si aggirano ormai, da, si aggirerà, già stanno aggirandosi in queste zone perché ovviamente siamo, è, è aperta la campagna elettorale e quindi ovviamente i vari candidati vanno a uh, rastrellare voti. Beh, io dico che se in 5-10 anni ve ne siete fregati altamente di questi problemi, ora mi sembra davvero da opportunisti, per non dire da vigliacchi, andare a chiedere i voti dopo che ripeto. Per tanti anni ve ne siete fregati perché il cittadino non è eh, come dire la, la preda da conquistare. Eh, qui i cittadini non, non sono, ripeto, i fessi eh, da, 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 potersi portar, da poter essere portati a spasso dove si vuole. E allora apriamo gli occhi, eh, attenti ai falsi profeti, attenti a coloro i quali vi prometteranno le stesse cose che vi hanno promesso in passato, per poi disattendere completamente gli impegni appunto assunti vedete la situazione poi anche andrebbe configurata meglio anche dal punto di vista proprio degli interventi, perché poi questa se il, lo scantinato si, si intassa di acqua è perché tutto l'impianto delle, delle delle, dei vari tubi, dell'impianto idrico, evidentemente non funziona e quindi non funzionando il, il sistema relativo alle varie, alle, varie, alle varie tubazioni, poi ovviamente finisce il tubo per intasarsi, per strozzarsi il, il, il flusso, diciamo così, delle acque e va ovviamente a intasare la, la cantinola, lo scantinato. Bene, questa è la mia denuncia, la denuncia dei cittadini, non nutro molte speranze di intervento, ma è bene che si dicano queste cose, che le si dicano sempre, senza bavaglio. Alla prossima. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.